No, partita strana, sì, squadra stanca no. Partita iniziata anche bene, grande approccio, abbiamo avuto una buona occasione, una grande occasione con Toscano. Abbiamo preso un gol per un errore, gli abbiamo concesso un po' di campo, arrivavamo in ritardo sulle scalate e gli abbiamo consentito un po' di palleggiare e nel secondo gol abbiamo fatto un altro grande errore con la linea difensiva. E questo ha messo subito la partita purtroppo in salita e non sempre si può ribaltare. Nel secondo tempo siamo entrati benissimo in campo, abbiamo sfiorato il gol subito, abbiamo fatto un gol regolare, abbiamo tenuto il Perugia nella propria metà campo concedendo qualche ripartenza. Purtroppo non c'è stata quella scintilla per rimettere, diciamo, la partita in sesto, ci abbiamo provato fino all'ultimo rischiando anche qualcosa. È andata così. E dobbiamo pensare già a lunedì, non abbiamo tempo nemmeno di riflettere su questa sconfitta. Naturalmente dobbiamo guardare gli errori e prendere quel qualcosa di positivo che abbiamo stasera fatto. Abbiamo fatto sicuramente una partita estremamente ordinata, molto bene tatticamente sul campo, eravamo sempre belli compatti, belli uniti. Ovviamente abbiamo anche sofferto un po', soprattutto nel secondo tempo, ma d'altronde in queste situazioni non è mai semplice giocare, quando vai in vantaggio vuoi difendere a tutti i costi il risultato, abbiamo fatto fatica un pochino a rialzarci e ci siamo abbassati un pochino troppo, però siamo sempre rimasti compatti, uniti e abbiamo fatto buone trame di gioco, siamo riusciti a fare dei gol che in un certo senso avevamo anche preparato in settimana. Non è stato difficile perché insomma i ragazzi mi conoscono, sanno quello che chiedo. Quello che mi è piaciuto è che la squadra ha provato comunque a giocare a calcio a tratti. E quindi sono estremamente contento, soprattutto per i ragazzi, perché insomma non è stato un anno semplicissimo e se lo meritavano. No, il modulo incide zero, in questi momenti incide la testa. Io sono uno dei sostenitori della testa al primo posto e quando c'è questa voglia di lottare, quando c'è questa voglia di raggiungere a tutti i costi un risultato, questa concentrazione, questa unità di intenti, questa compattezza. E puoi anche non vincere, ma difficilmente fai partite brutte. Quindi c'è stato grande temperamento, e poi che tu sei a 4, a 5, cambia poco, ma quello che conta sono i concetti, il cercare comunque di quando si può fare la partita. Abbiamo incontrato comunque una squadra che soprattutto in casa è molto fastidiosa. Credo che fino ad oggi ci avessero vinto solamente le due neopromosse, che sono Crotone e Benevento. Quindi mi è piaciuto lo spirito della squadra, che ha provato a giocare in alcuni tratti e ha saputo soffrire in altri, perché nel calcio c'è anche la sofferenza.